Buongiorno di nuovo, buongiorno e buona giornata, buon inizio di fine, no, buon inizio di settimana, che di fine settimana, sveglia! Bentornati da Elmir su Gran Turismo Sport. Oggi siamo qui con un nuovo episodio a distanza di 2 settimane dall'ultimo. Oggi proveremo la Manufacturer Series, orario di accesso ore 16, sono le 15:44, mancano solo 20 secondi e possiamo partecipare alle prove libere e poi alla gara. Questi sono i tempi, i risultati delle qualifiche. 8ª posizione, 2 minuti 12 secondi e 1. Rombo dei motori, 3-2-1, partenza, siamo partiti in questa gara per le Manufacturer Series. Partiremo da ottavi con la nostra Ferrari 450 Italia. Pronti a controllare le vette del mondo. Yes. Bastardi. Certo, se questa è la partenza, non oso immaginare la posizione in cui finiremo alla fine della gara. Ecco, se queste sono le nostre prestazioni, le ultime posizioni ce le meritiamo tutte. Ma non facciamoci perdere d'animo, siamo ancora all'inizio, a questo primo giro di 9. Tutto ancora è possibile, tutto è ancora da scrivere, possiamo ancora recuperare tutte le posizioni che vogliamo. Ne abbiamo le capacità. Intanto vedo già qualcuno con penalità pesanti. Tipo Meshma. Non pure colpa mia. Vabbè, ci sta. Sono tutti un po' agguerriti, belli agguerriti, penalità per quello che ci ha speronato poco fa. Ma possiamo farcela. Siamo solo in 17ª posizione su 17, non c'è male, almeno nessun altro può speronarci da dietro e farci finire fuori dal tracciato e farci perdere altre posizioni. Sembra buona questa curva. Riusciamo a superarlo. Siamo sedicesimi. Primo giro concluso in 2 minuti e 33. Colpa anche delle uscite fuori pista. Intanto si sbattono a destra e a manca davanti. E conquistiamo la 14ª posizione. Anche se abbiamo violato i limiti del tracciato e c'è stata inflitta una penalità da 500 millesimi, ma che ci rallenterà veramente di poco. E intanto 13esimi. Sarei forzato ad accelerare nella prossima zona di penalità, questo lo sappiamo bene, ricordando anche uno degli ultimi video in cui le nostre penalità hanno raggiunto vette esorbitanti come quella dei 7 secondi. E in effetti questa penalità, questa piccola penalità, non ci penalizza più di tanto.
anzi ci fa guadagnare anche una posizione in più. Adesso siamo dodicesimi, alla rincorsa dell'undicesima posizione mantenuta dalla BMW davanti. Possiamo farcela, possiamo farcela. Siamo quasi alla fine di questo secondo giro. Per adesso neanche una sbavatura. Siamo 628 millesimi, migliori del nostro giro. No, del nostro giro no, del giro migliore detenuto dall'inglese, che sicuramente riusciranno a migliorare, e di tantissimo, infatti 2 minuti e 9 come in qualifica. Possiamo farcela, adesso ne abbiamo ben 4 davanti a noi nell'arco di un secondo. Dobbiamo sfruttare bene l'entrata in questo tornante, e ci sperona il fianco, ci fa finire fuori. Penalità di 2 secondi per la BMW dello spagnolo Phil Coco 10. Ne abbiamo superati 2 in una botta sola. Freno alla mano e acceleratore adesso. Un'altra posizione guadagnata e un'altra che potremmo riprenderci adesso per ritornare nella nostra posizione di partenza. Ci prendiamo l'interno e con lui anche l'ottava posizione. Adesso abbiamo 2 auto dietro di noi con una penalità di 1 secondo. Potremmo ottenere un largo vantaggio nella prossima zona di penalità. Devo dire che stiamo facendo davvero un ottimo giro adesso. Distanza dalla settima posizione 4 secondi e 7 decimi. Sembra davvero lontanissima, non possiamo darci per vinti, non possiamo darci per sconfitti. Mancano ancora 5 giri. Adesso inizieremo il quarto. Ma se continuiamo a mantenere questi giri così perfetti, senza sbavature, possiamo ancora guadagnare qualche altra posizione, anche perché adesso stiamo riuscendo a far scendere giù il tempo di distacco dalla settima posizione. Da 4 secondi e 7 siamo arrivati a 4 secondi e 2, adesso è 4. Ci stiamo avvicinando di nuovo. Possiamo farcela, possiamo farcela, dobbiamo farcela. Tre secondi e 5 adesso. Ci stiamo avvicinando veramente tanto. Adesso abbiamo rallentato parecchio su questa curva appena affrontata. E in effetti adesso ritorna di nuovo sui 4 secondi della settima posizione. Ma intanto abbiamo la possibilità di allontanarci dalla nona, che ha ben un secondo di penalità. Adesso freniamo troppo tardi e ci superano in 2 decima posizioni per noi. Ricominciamo da qui, anche perché l'undicesima adesso è a 2 secondi di distacco da noi. Possiamo riuscire a farcela comunque, a riprenderci tutte le nostre posizioni adesso perse. Ne abbiamo riguadagnata una in questo momento. Sesto giro appena iniziato.
siamo ad un solo secondo dalla sesta posizione. Un po' troppo tardi questa frenata, ma anche lui frena più o meno sulla nostra stessa linea d'onda, quindi il distacco rimane tale. Sesta posizione che pare a portata di mano per noi, un solo secondo di distacco. E si vola adesso in sesta posizione, 5 secondi di distacco dal quinto, però quando mancano solo 3 giri, escluso questo, al termine della gara può succedere ancora di tutto, possiamo perderne come guadagnarne altre di posizioni. Ma per il momento godiamoci questa sesta posizione. Nono giro che inizia adesso, 2 minuti 12,1 per noi, abbiamo solo migliorato il nostro giro migliore. Frenata che arriva tardi, però siamo comunque a 3 secondi dal settimo. Adesso siamo all'ultimo giro. L'auto dietro di noi si avvicina grazie anche alle nostre sbavature, e adesso diventano solo 2 secondi di distacco tra noi e lo spagnolo Antoine, spagnolo, sembrava più un nome francese a dirla tutta. Ultime curve per noi, e siamo al traguardo quasi. Concluderemo sì in questa bellissima sesta posizione, sperando vada tutto bene. Si conclude così questa gara per la Manufacturer Series, sesta posizione per noi, e io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questa gara vi sia piaciuta, vi invito a lasciare un like, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdervi i miei prossimi video, noi ci vediamo nel prossimo episodio e ciao ciao ragazzi!